vogliamo, poi siamo andati in questa attenzione e ringrazio anche il sindaco di Bicetta per la sua disponibilità. Noi diciamo qui accogliamo con un po' la rappresentanza di un processo di inserimento del nostro gruppo, giusto per comprendere anche il gruppo Telespro che è proprietario diciamo, anche dell'opera tua, è un gruppo da diversi anni, il gruppo Telespro da 100 anni, l'opera comunque c'è cioè la congregazione come storia parte, come le dicevo, dal 1922. Oggi il nostro gruppo conta circa 2.100 posti letto accreditati nella sanità delle due regioni in cui opera in questo momento, che è Basilicata, ma principalmente Puglia. Siamo tra i primi in Italia nell'ambito appunto proprio della cronicità, della proper care, nella riabilitazione. Vantiamo, diciamo, centinaia e centinaia di posti letto in tutta la filiera proprio della cronicità. Abbiamo anche dei reparti in acuto, però poi si parte dalla riabilitazione ospedaliera per addirittura arrivare all'assistenza domiciliare come gruppo, come servizio. Manteniamo ancora diciamo, quello che è l'unica struttura d'Italia che è ancora in carico, noi li chiamiamo i famosi beniamini del padre, cioè i ragazzi dell'ortofrenico, che diciamo, possiamo definire anche quella parte di residuo di ospedali psichiatrici o manicomiali che non avendo principalmente una patologia strettamente psichiatrica ma una serie di comorbidità sono rimasti in questo setting ortofrenico che sta andando ad esaurimento per tutta una serie di ragioni. Operiamo in tre sedi che sono Foggia, Bicelli e Potenza principalmente come gruppo. Noi nel 2017, cioè noi come gruppo, abbiamo acquisito quella che è il fallimento della procedura concorsuale dell'amministrazione straordinaria, quella che era la congregazione dell'Ancella della Divina Provvidenza, mediante appunto gara pubblica, però legge proibisse per le dimensioni. E la scelta, ma è stata una scelta naturale, è stata proprio quella di mantenere tutte le caratteristiche virtuose di questa storia pazzesca di questa persona, di questo santo, lui, Don Pasquale Uva, venerabile, ancora in corso il processo di beatificazione, ma che in questa storia ha rappresentato per il Sud non solo un'offerta alla sofferenza, perché immagini di anni venti, come poteva essere definito un ragazzo magari con delle insufficienze mentali o all'interno di una società dell'epoca, no? Che forse non c'era anche la considerazione di essere umano. Non solo questa offerta, ma anche come modello innovativo, perché cercava, il dottor Pasquale Uva cercava di dare il meglio in commissione anche con le migliori menti accademiche e scientifiche dell'epoca, il meglio per tutte queste persone che senza questo pezzo di storia no? Sarebbero state diciamo, pregiudicate per quelle che erano veramente le condizioni culturali ma socio-economiche dell'epoca. E dicevo, raccontavo anche quanto siano sovrapponibili i momenti storici, anche Don Pasquale Uva, nel pieno della seconda guerra mondiale, le immagini chiaramente quanti soldati, ragazzi di 17, 18, 20 anni che si trovavano di fronte a situazioni estremi, la morte, l'uccisione, e quanti di questi noi abbiamo scoperto anche approfondendo tutto l'archivio storico che è diventato anche di interesse nazionale perché abbiamo tutte le carte dei film, tutte le storie. Questi ragazzi che poi a un certo punto di fronte a situazioni che neanche immaginavano, abusavano, subivano quelle declinazioni psichiatriche perché chiaramente di fronte a degli orrori poi non sappiamo la mente. E lui proprio in quel momento, al netto poi di considerazioni di carattere politico, partito, mise a disposizione questo background che già aveva 20 anni di storia proprio per recuperare tante storie anche di stranieri, soldati, pazienti. E noi che cosa abbiamo fatto? Cioè noi come gruppo, nel 2017, quando siamo subentrati, quando ci siamo messi in possesso, diciamo, di questa storia meravigliosa, abbiamo cercato di immediatamente valorizzare e raccogliere quello che di buono c'era. Quello che di buono c'era era molto, come posso dire, proporzionalmente superiore a purtroppo qualche criticità che invece ha pregiudicato questa storia della congregazione. Abbiamo innestato il nostro know-how come gruppo, come famiglia. Noi siamo, nonostante diciamo,
siamo soci e proprietari, però alla fine come famiglia siamo all'interno della gestione, quindi quella caratteristica di gestione familiare, nonostante oggi siamo una grande impresa, una grande azienda, cerchiamo, come posso dire, sempre di mantenerla, perché penso ancora oggi sia un valore ancora più importante in questo momento dove ci sono, insomma, momenti di crisi valoriali e sappiamo quanto possono incidere in situazioni critiche. E quindi da allora questo incrocio, questo incontro tra queste due storie, diciamo, la nostra, una straordinaria di impresa, ma soprattutto questa storia meravigliosa, non solo di Don Pasquale Uva, dei suoi insegnamenti, di quello che lei poi in poco tempo, ma cercheremo di farle toccare, di farle vedere proprio di Visu, ma anche, diciamo, l'esperienza delle suore, della congregazione, tutta queste testimonianze, questa parte lì, abbiamo cercato di metterle insieme. E con questi presupposti stiamo cercando, come posso dire, di rilanciarci nel futuro, e riteniamo, insomma, anche da alcuni riscontri, soprattutto da parte della collettività, insomma, ce la stiamo mettendo tutta per rappresentare una buona esperienza del servizio sanitario, come privati accreditati, ma sempre servizio sanitario, diciamo.